Si può raccontare un territorio anche attraverso un piatto. Siamo ad Agnone Cilento, nel comune di Montecorci, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Proprio a pochi chilometri da qui è nata la dieta mediterranea, dove ha vissuto Ansel Kiss per oltre 40 anni e ha studiato i benefici di uno stile di vita mediterraneo che va al di là di un semplice prodotto genuino che si può mangiare, ma va attraverso la convivialità, attraverso l'ambiente sano in cui si vive, attraverso i ritmi che sono più lenti rispetto a quelli frenetici della città. Racconto di fatto la scoperta della dieta mediterranea e soprattutto racconto di questa coppia di americani Ansel e Margaret Kiss che sono venuti qui negli anni 60 e hanno nel Cilento trovato una sorta di grande regola aurea, cioè un modo di nutrirsi ma anche di vivere, di pensare, di relazionarsi alle persone e anche di relazionarsi al territorio che per loro era virtuoso. Era un modello che loro volevano esportare negli Stati Uniti, il paese dal quale venivano. Ovviamente però era molto difficile negli anni 60, quando gli Stati Uniti stavano diventando una grande potenza industriale, stava cambiando lo stile di vita degli americani, dirgli che avrebbero dovuto vivere come dei cilentani. Era un paradosso della storia. Oggi però che invece parliamo di decrescita felice, di ecologia, di ambientalismo, di cibi sani, ci stiamo rendendo conto che avevano ragione. Questo è il messaggio che ho voluto lanciare, che in effetti poi è una cosa che già avviene, siamo in tanti che lavorano rispettando il territorio, usando prodotti di altissima qualità e comunicando con i piatti appunto non solo quello che c'è nel piatto stesso, cioè il cibo e il prodotto, ma anche le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro stile di vita, che è quello che poi rappresenta in generale e sta alla base della dieta mediterranea, così come oggi è conosciuta e come la dottoressa Moro oggi ci spiegherà nella presentazione del suo libro, che penso sia uno dei massimi compendi che oggi sono a disposizione di chi vuole approfondire questa materia. Una bella ricerca da Parmenide a Kiss ai giorni nostri, e noi penso che dobbiamo essere consci del fatto che abbiamo in mano una grandissima opportunità di sviluppo sostenibile, vero, reale, etico,